Nabbi con un sogno, bentornati sul canale, qui è sempre lo Zio Schiri e raga oggi vi faccio vedere il deck che secondo me con l'inizio della prossima stagione potrebbe spaccare tantissimo, quindi raga provate a potenziare questo deck. Hogex Nado torna secondo me in meta grazie all'ausilio della Fulmine, Boia e Torre Bombardiera probabilmente gireranno tantissimi Golem di Elisir, sappiatelo, con questo noi vogliamo essere counter praticamente dello schifo che girerà sicuramente la prossima stagione. Torre della bombardiera, torre del cannoniere, guardie, vogliamo andare contro anche il P.E.K.K.A. che ovviamente lo soffriamo un pochettino di più. Diciamo che sono gli unici cambiamenti che abbiamo fatto al deck originale. Quindi ragazzi, io vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella per non perdere altri contenuti, lasciate un bel like, un bel commento come al solito. E raga, hanno annunciato il campione Goblinstein. Favoloso, mi sembra ad occhio una carta, diciamo, rotta. Ok, siamo contro Dudul per la prima partita. A parte gli scherzi, hanno annunciato Goblinstein. Personalmente mi sembra una carta molto equilibrata, forte ma allo stesso tempo gestibile. Non come il draghetto elettrico che te l'hanno buttata lì e ti hanno detto ok, è impossibile da fermare. Mi sembra comunque molto gestibile. Mi piace molto la sua meccanica, una meccanica tra l'altro innovativa, cosa che nel gioco ci voleva perché stava diventando un po' troppo monotono. Bene così, intanto siamo contro Brispa e... Subito pecca per la prima partita che ci potrebbe essere counter, ma questo è l'esatto motivo per il quale non si gioca pecca first play, perché se io vado nell'altra lane, tu hai 3 di Elisir per fermarmi l'altra lane e un domatore, guardate quanti danni ti fa. Uno spiritello di ghiaccio dovrebbe bastare, in teoria, giusto? Ok, perfetto. Non ero sicurissimo al 100%, ma a quanto pare sì. Andiamo di domatore, qua lui avrà un altro pecca. Ok, va bene. Ho sperato un momento che non avesse troppo Elisir. Va bene, ok, allora vediamo quanto le guardie effettivamente. Prima mi ha messo delle frecce bellissime. Vediamo quanto effettivamente siano buone contro il P.E.K.K.A. Ok, gli zap, buono, facciamo un cavaliere così. Oh, che sfiga, il P.E.K.K.A. va verso il boia. Vabbè, ok. Allora qua aspetto che lui faccia qualcosa. Lui ha una fenice, andiamo di spiritello. Ok, in particolare questa fenice. Non vado di tornado perché tanto la sua cosa me la difende lo stesso. Vado di domatore così prima che dashi. No, ok. Ho missato. Mamma mia, che schifo. Vabbè. Allora andiamo di boia in modo tale che faccio fuori sia il lovetto che il mago zap. Buono così. Ok, direi che siamo comunque. Abbiamo fatto dei bellissimi danni lì, quindi non devo stare troppo a distruggermi il cervello per le difese. Allora facciamo così. Buono. Ok, lui parte dal fondo. Io vado con un cavaliere perché sono certo che mi metterà un P.E.K.K.A. gigante davanti. Fantastico, facciamo così. Tra l'altro P.E.K.K.A. non è evoluto, che è ottimo. Facciamo così, facciamo così. Ok. Va bene. Qui andiamo a fargli prendere la bomba. E buono, difesa ottima. Finisce. Non la devo over difendere, c'ho ancora il boia in vita. Fantastico. Lui parte dal fondo, ma io attacco tanto. Buono così. Oh no, che sfiga, l'ariete voluta spinge via il domatore che non riesce a tirare la hit. Senza secondo me hitava. Ok, allora qua arriva un push complicato. Allora facciamo così. Facciamo anche boia. Facciamo spiritello di ghiaccio. Ok, buono. Facciamo tornado. Nice, allora qua andiamo di guardia intorno al fantasma, fantastico, ok, tra l'altro P.E.K.K.A. si gira di là, fantastico raga, buono, neanche una hit, pulitissimo, che difesa magistrale, andiamo di domatore, spiritello, ok lui si arrende, vamos, beh dopo questa difesa mi sarei arreso anche io, ok andiamo con la seconda partita del video. Vamos raga, siamo contro Alex per la seconda partita. Torri del cannoniere per lui, quindi già un matchup un pochino più complicato rispetto a quello di prima, sperando che non abbia di nuovo P.E.K.K.A. Lui va di cavaliere, ok, vado anch'io di cavaliere. Copiamo la sua giocata. Ok, adesso spiritello di ghiaccio, andrete più al ponte, easy.
Fantastico, sai che forse mi conviene fare fulmine. Perché non ho la tornado. E va bene. Ok, non voglio prendermi troppi danni. Questo è chiaramente il 2.6 e lo soffro. Perché lo soffro. Ovviamente a parità di win condition il cycle è quasi sempre più forte. Ok, andiamo in torre bombardiera. Questo matchup probabilmente lo vincerò con la fulmine. Ok, non ho voluto tirare su quella pirotecnica prendendo almeno anche il cavaliere, così che facevo 3 di elisir, 6 di elisir, scusate, ma solo perché non avevo la tornado in cycle, se no avrei usato la tornado ovviamente. Ok, vabbè, l'importante era non prenderci troppi danni perché già questo matchup è abbastanza schifoso. Devo assolutamente riuscire a resistere fino al per 2 per 3. Ok, allora lui va di pirotecnica sul fondo. Io andrò di domatore prima che quella cosa lì mi spari sulla torre. Ok, buono. Buono. Ovviamente lui va di Tesla. Secondo me il boia ci arrivava. Era un po' timido, secondo me. Ok, bravo lui. Ha difeso abbastanza bene. Allora, qua cerchiamo di attivarci la terza. Ok, perfetto. Non ci sono riuscito. Va bene. Però perlomeno non abbiamo subito danni. Ok, buono così. Aiaiaiaiai. Noi abbiamo edificio e tornado sicuramente, quindi wow, difendiamo sicuramente bene i domatori. Quello è poco ma sicuro. Il problema sarà entrare, quindi facciamo così, perché lui ha le torri del cannoniere, facciamo così. Ok, e buona difesa. No, non vado a mettere assolutamente niente, perché tanto non entrerò mai in questa partita. Allora, spiritello, perché almeno ciclo la torre bombardiera. Vediamo lui da che lato attacca. Ok, attacca di qua. Va bene. Qua mi devo giocare assolutamente la tornado. Esattamente. Beh, perlomeno ci siamo attivati la terza. Meglio tardi che mai. Ok, lui riparte dal fondo. Mi sa che mi conviene cambiare lane. Beh, che non gli ho ancora toccato letteralmente la torre. Qua, buono lo spiritello Evo. Facciamo fuori quella, il boia, perfetto, da una mano, nice. E andiamo con il domatore a sinistra. Lui ha la Tesla Evo, io inizio a sparare la prima fulmine. So che non serve, ma inizio perlomeno a fare un po' di danni. Tanto, come ho detto prima, probabilmente questa partita la vincerò solo di fulmine. E allora, facciamo non hittare la... Ok, fantastico, qua buona la tornado, non ci prendiamo hit del domatore. Ai ai ai. Lui continua a macinare danni ovviamente con gli incantesimi. Partiamo sempre dal fondo. Facciamo guardia domatore. Ok, vado di fulmine. Forse una hit? No. Tra l'altro lui c'ha anche le torri del cannoniere, quindi ovviamente faticoso. Ok, qua mi devo prendere la tornado. Ok, scusate se sto un pochino più in silenzio, ma almeno mi concentro. Aiaiaiaiaia, 1376. Mi sta devastando. Ovviamente lui fa spell cycle. Partiamo dal fondo così magari riusciamo a ciclare meglio la fulmine. Andiamo di fulmine. Dai che ti prendo la piro. Top. Ok, raga. Qua vediamo se riesco. Sì, una hit. Fantastico. Tirmene un'altra. No, ok, va bene. Solo una hit, però non male. Allora, qua boia. Lui ovviamente va di tornado. Vado a salvare il boia. E vado subito di domatore al ponte. Fantastico. Tornado per eliminare. No, vado di fulmine, magari gli prendo la Tesla. Guarda. No, non l'ho presa. Ero convinto di averla presa, però. Ok, ovviamente sono andato in predit. Ok, buono qua. Riusciamo a fare danno anche alla Tesla Evo. Qua forse con l'aiuto della terza non devo difendere quel domatore. Spero. Vado di cavaliere al ponte e domatore. Fantastico. Ok, belli i suoi scheletrini mi fanno passare davanti il domatore. Che sfiga. Ai ai ai, va bene, lui ha difeso sempre. Benissimo, però raga, guardate con la fulmine quanti danni abbiamo macinato. Andiamo di tornado in modo tale che il boia faccia fuori quella roba lì. Ok, ottimo. Buono, qua lui non riesce a mettere il terremoto. Andiamo di domatore. Andiamo di fulmine. Attenzione, lui non aveva elisir. Buono qua la hit del domatore all'ultimo. Mamma mia, raga, che partita. Come ho detto all'inizio, l'avrei vinta di fulmine. Se con l'arrivo del per 2 abbiamo vinto la partita. Vamos, terza partita, siamo contro Dovahkiin. Mamma raga, che partita sudata quella di prima con 2.6. Che partita meravigliosa, anzi, aggiungo, sottolineare. Ho ancora un po' il cardiopalma. Ok,
Allora, spiritello elettrico, vado con un boia. Mi tengo il tank prima che parta fuori con qualcosa di strano. Ok, dubito sia Splashword, perché con lo spiritello elettrico non penso, mi attivo la terza. Pecca. Ok, ovviamente uso domatore. Perché non beccarmi due pecca praticamente di fila? Mongolfiera! Ok. Male. Allora andiamo così e cerchiamo di attivarci la terza torre con la tornado. Spero di riuscirci. Sì, in teoria sì, riesco. Ok, perfetto, perfetto, perfetto. Sembrava un po' lontanina, ecco. Ok, allora direi che vado di domatore e spiritello, perché in teoria non dovrebbe aver già ciclato un pecca. Esattamente, ok. Oh, ok, lui mi sarà tornado. E io mi sa che gli faccio una bella risatina, perché pecca, tornado e mongolfiera meriti di essere BM'ato, quindi godo. Spiritello, di così sul ponte, nonostante io abbia la torre, ti faccio un'altra risatina, perché te lo meriti. E cavaliere dal fondo, ok. Vediamo se va di mongolfiera. Ma io ci scommetto che adesso tu vai di pecca, infatti. Allora facciamo 1 e 2 perché in realtà è buono. Con le torri del cannoniere e le guardie, in teoria, GG, quel pecca dovrebbe sparire completamente. Infatti, fantastico. Ok, andiamo di domatore. Lui va contemporaneamente di mongolfiera. Ma in teoria con spiritello di ghiaccio, che tra l'altro prende anche il principino e tornado, a sto giro lui non l'ha messa. GG, buono. Ok, 4 di elisir per una mongolfiera, direi che è ottimo. Ok, lui gli facciamo un'altra risatina perché non ha forse ben capito come funzionano le torri del cannoniere. E ok, cicla la zappa evoluta, va bene. Partiamo dal fondo. Ok, vado di domatore e anche spiritello perché in teoria sono hit. Ti prego, spiritello, arriva in tempo. Ah, non è arrivato in tempo, ok. Avrebbe tirato un'altra hit per la cronaca quel domatore. Ah, andiamo di fulmine. In teoria dovrebbe sopravvivere. Ok, non ha preso la torre forse. Cosa non ha preso? Sicuro il pack l'ha preso. Ok, strano. Ok. Questo push sembra clamoroso, ma in realtà è difendibilissimo. Facciamo così. Facciamo così in modo tale che quella mongolfiera vada dritta verso la torre bombardiera. Il mio boia rimane in vita. Lui spamma faccine e io rido perché meriti di essere biammato quel deck che stai utilizzando. Andiamo di 1 e 2, pronti con la fulmine. E GG, raga, andiamo con la quarta partita del video. Eccoci qua, raga, siamo contro ZY. Molto bene. Allora, ancora torri del cannoniere, intanto. Ovviamente contro il domatore sono un po' più scomodo. E ancora contro Pekka, incredibile. Direi che il Pekka è proprio la carta più utilizzata assolutamente questa stagione. Non ce ne siamo accorti ovviamente all'ultima settimana, ma. Ok, allora facciamo così, cavaliere basso. Così in teoria difende anche il Pekka nella nostra lane. Ok, brutta fireball. Io qua vado di guardie e appena superano il ponte vado anche di domatore perché sicuro hai poco elisir. Ok, vamos. E non hai neanche il pack a disposizione perché sicuro l'hai appena utilizzato. E infatti, ok, buono, quello dovrebbe scomparire qua. Addirittura le guardie si mettono ad attaccare la torre e GG, vamos. Ok, partita secondo me già messa in tasca. È un Bracepam con un Free Card Cycle, quindi mai dire mai. Però non si sa mai. Ok, allora. Quello non attiva l'abilità, buono. Andiamo di boia. Ok, lui non si arrende. Tra l'altro ha la Ram Rider. Ok, allora sicuro gli mette il pecca davanti, guarda. Ok, neanche voluto. Allora facciamo così. Andiamo di guardia, perfetto. Ok, Ram Rider distrutta. Pecca distrutto. Ok, e vado di domatore. In teoria non dovrebbe hittare, vero? Ok, grazie. E buono. Qua il boia mi sa che si attacca anche a torre. Incredibile, fantastico. Lo spiritello, ok, fa quasi fuori la cosa qua. Buono così. Bene, direi che anche se ci fa una torre, siamo in netto vantaggio sulla seconda. Vero che è un matchup che sull'1-1 probabilmente non lo vinci mai, però meglio così.
Allora lui si dimentica di giocare le carte. Ok, va principino dall'altra parte. Va bene. Allora, vale il cavaliere così. Ok, sicuro prova a splittare i push. Vediamo solo da che lato va di. Ok, andiamo di torre così, in modo tale che probabilmente riesco a giocargliene due. Andiamo di domatore, perfetto, quella neanche d'ascia. Onesto. Allora, iniziamo a mettere uno spiritello. Ok, scheletrini pericolosi, facciamo attenzione. Facciamo così, buono. Lui c'ha un cycle di Ram Rider incredibile. Buono così. E GG, direi che in teoria abbiamo difeso tutto. Pulito. Andiamo con un altro domatore. Spiritellino, magari si arrende. No, va di pecca. Però grazie allo spiritellino in teoria questa è una hit. Ottimo. 8 secondi. Raga, direi che per il nostro avversario non c'è più niente da fare. E raga, andiamo con l'ultima partita del video. Ok raga, per quest'ultima partita invece vi farò vedere un replay. Questo ragazzo è un top 1500 al mondo che usa Mongolfiera Cycle. Non è un matchup ovviamente che soffriamo tantissimo, però vi voglio far vedere assolutamente questa partita perché l'ho proprio distrutto completamente sto ragazzo. Ok, allora qua andiamo di domatore. Lui va di cage, io qua ho capito che poteva essere o mastino o mongolfiera con un golem di ghiaccio o ovviamente quella roba lì. Allora qua andiamo così. Allora qua aspettavo 3 di Elisir per la tornado per attivarmi la terza, ma ho visto che il boia si era attaccato prima alla mongolfiera che al suo minatore, quindi in teoria ho preferito fare così. Non ci arriva neanche una hit. E tranne vabbè la bomba e in teoria riusciamo a fare anche un bel counter push. Eravamo più o meno a pari di Elisir. Lui deve difendere, quindi in teoria, infatti adesso siamo praticamente pari, lui è sopra di uno, ma poco importa. Buono così. Qui quella non lo difenderò, non mi va di sprecare un cavaliere o delle guardie per evitarmi una hit di Mangasgarro. Ok, sono 300 praticamente di danno. Poco importa. Ok, lui parte dal fondo, io vado di guardie così, perché volevo ciclare, ero a 10 di Elisir, avrebbe dovuto difenderle. Ovviamente adesso non aveva più niente per il domatore, tra l'altro. Buono. E guardate qua. Allora, lui va di draghetto elettrico, parto dal fondo con un boia, così gli impedisco di mettere subito la mongolfiera davanti al draghetto elettrico perché sarebbe stato molto più pericoloso. Lui fa questo tipo di giocata, bellissimo. Per fortuna che noi avevamo lo spiritello di ghiaccio Evo. Quindi il draghetto elettrico evoluto fa schifo con lo spiritello di ghiaccio, quindi buono così. E raga, beccata vista tornado. La cage si rompe e vamos, domatore free a torre. Tira solo una hit, tira solo una hit. Però raga, che bellissima tornado, tutto il range del colpo del boia. GG per scrivere nei commenti. Ok, qua lui è costretto a sprecare il minatore, quindi buono così. Io qua, Cyclo, volevo dire ciclo. Ok, qua vado di fulmine in modo tale che il draghetto si resetta. Arriva la hit di domatore. Qua lui proverà il push a destra, cambia lane. Poco importa. Qua il draghetto infernale scoppia subito. Lui ha la zappevo. Qua bisogna fare un po' di attenzione. Però in teoria con una bella tornado e uno spiritello di ghiaccio. Quella mongolfiera, non hit. Esattamente. Tranne ovviamente per la bomba. Buono così. Partiamo subito con un bel push. Lui ovviamente va di cage. Qua mi prendo la fulmine. Il domatore riesce a tirarmi una hit. Quindi qua non mi ricordavo se la tirava, quindi ho temporeggiato un attimo. Però la hit arriva. Qua riesco a difendere tutto. Forse gli gioco la prima bombardiera della partita. E in più, visto che c'ero, decido di attivarmi anche la terza, prima che quella mongolfiera esploda. E qua mi sono portato già praticamente in vantaggio, perché col suo minatore non è più un problema. A qua andiamo aggressivi, qui ovviamente provo a hittare, io qua vado di fulmine, gli prendo anche il Goblin, che non muore, ma muore grazie allo spiritello di ghiaccio evoluto. Qua mi sto la bombardiera, ok, per fortuna avevo la tornado in cycle, sempre tenuta di proposito. Qui torre di destra, torre centrale danno una mano. Ovviamente il problema qua è il draghetto inferno che gestisco così con le guardie, che tra l'altro deve difendere, quindi buone guardie.
E tra l'altro una guardia addirittura mi tira la hit decisiva a torre, io sono in range di fulmine qua. Ho provato a vincerla con un domatore, ma va bene lo stesso anche solo la fulmine. Ragazzi, per oggi è tutto, io vi ricordo di iscrivervi al canale, noi ci vediamo nel prossimo video, bye bye.